Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Adesso vi apro con questa schermata ragazzi, perché sono i premi della Weekend League come da titolo. Perché Adri non ha portato la Weekend League sul canale? Perché l'abbiamo giocata a Capodanno, tipo l'1, il 2 e il 3 gennaio. C'è qualcosa tra i capelli, a meno pare. E avendo giocato quei giorni lì ragazzi, ovviamente essendo tipo 6 persone in cima alla montagna a festeggiare Capodanno, ubriachi marci, portare la weekend League sul canale, avere tutta l'attrezzatura la registrazione era un po' improbabile, quindi ragazzi porto direttamente i premi. Abbiamo raggiunto livello 2 perché ovviamente ragazzi, come vi ho appena detto, giocarla non è stata facile e quindi vi beccate i premi. Questo video sui premi lo volevo già fare qualche giorno fa, il problema è che tipo ho veramente smanettato su tutto FIFA e non ho trovato i premi, oggi proprio mi sono apparsi in prima pagina, quindi andiamo a vedere appunto. 15.000 crediti, un pacchetto mega, un orari, 1.000 punti, una scelta giocatore ragazzi, non è tanto però per quello che l'abbiamo giocato va bene. Ok, non è che abbia veramente tanta scelta, prendo questo Sousek che ovviamente non mi serve a niente poiché ho la Serie A e quindi vabbè, tengo questo giocatore e adesso vado ad aprire i pacchetti. Speriamo di poter almeno vendere qualche giocatore. Partiamo dagli oro rari, che per ora non ho avuto veramente grande fortuna. Diciamo che il giocatore più utile che ho trovato è sto Szczęsny, che è quello che importa. Non è Walkout, infatti, ed è Payet. Per me è un grande giocatore, ma al momento lo trovo molto molto inutile, quindi finirà tutto nella lista trasferimenti insieme al Lampard e all'oggetto tifo della Francia. Tra l'altro ragazzi, con gli oggetti tifo la cosa molto molto divertente è stata che tipo sono stato uno dei pochi a trovare la coreografia del Barcellona. Volevo vendere a 5.000 ma poi mi ha toccato vendere a 2.50 perché non se la cagava nessuno, quindi peccato, pensavo di farci un bel po' di crediti. Ultimo pacchetto, il pacchetto mega, non mi aspetto niente ma sono già deluso, infatti qua ci danno Volland, ovviamente edizione base inutile come la merda, però vabbè, tutta gente da poter tranquillamente vendere. Javi Martinez, Rafinha, Stepanenko, Vinicius Junior, Caramo, Eraso, Innings e tutto quanto. Vediamo se c'ho qualcun altro da poter... Allora, tanto c'è... Adama Traoré! Soldi, 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 Adama Traoré, perfetto. Spinazzola e oggetto tifo del Milan. Ok, Feyenoord, tema stadio. Canoni grigi, sfondo oggetto tifo del Brasile, ok. E questi ci siamo. Ragazzi, vado subito a vendere Adama Traoré. Mi tolgo il dente perché io penso che almeno a 4-5.000, visto... che qua abbiamo un nuovo Maradona, che appunto è amatore su FIFA, che ti fa fare sempre i buchi nei muri, essendo anche un doppione perché ce l'ho già in panchina. Spero di riuscire a venderlo non a cifroni, ma almeno qualcosa che mi porti un po' di soldi nelle tasche. 2200, bah, dai, almeno io lo vendo a 3000 e se mai poi lo abbasso se non dovesse essere comprato. Tutto il resto poi me ne occuperò dopo, perché adesso è arrivato il momento di fare le cose seriamente, perché da titolo, oltre ai premi della Weekend League, che sapevo che andavano male ma sono stati veramente di merda, vado a fare appunto il pronostico delle due partite di questo fine settimana, le partite più calde della giornata appunto, che sono Milan-Torino. Non perché sarà una partita calda, ma perché insomma cerco di portare sempre i pronostici del Milan. E e Roma-Inter, che insomma sono due partite molto molto interessanti. Partiamo dalla prima ragazzi, che è Milan-Torino appunto. Milan che perde anche Çalhanoğlu. Cioè siamo veramente arrivati a un punto dove ci vado a giocare io. E però ritrova almeno in panchina Zlatan Ibrahimovic. Adesso vado a impostare tutto. Allora, come formazione ragazzi porto questa, che dovrebbe essere la formazione che va in campo contro il Torino,
siamo veramente ridotti all'osso. Meno male che Tonali dalla squalifica, che in sostanza è uno dei pochi che c'ha la freccetta in giù, quello che fuori forma. Donnarumma in porta, Calabria, Chiari, Romagnoli, Hernandez, Castiglieco, Oghe, esterni, che si Tonali centrali e Brahim Diaz dietro Leao. Porto Zlatan in panchina perché semplicemente da quel che ho letto dovrebbe in teoria essere a disposizione di Pioli dalla panchina, quindi appunto ragazzi io lo porto se me lo faccio entrare nel secondo tempo, se la partita ovviamente non dovesse mettersi su un binario giusto. Io mi auguro che ci si metta, anche perché il Torino ultimamente ha cominciato a giocare. E poi vi voglio fare anche il video pre-partita contro il Torino. E il Torino ha cominciato a giocare perché si sa che il gioco di Giampaolo è un po' particolare e ci mette un po' di tempo per essere appunto assimilato ai giocatori. Momentanea terz'ultima posizione per la squadra granata, che scenderà appunto in campo contro il Milan sabato sera, quindi stasera alle 20:45. Tanto che arrivano anche aggiornamenti sul Covid, tutto quanto, zona arancione, zona rossa, ragazzi. Ah, vi dico ragazzi, ve lo dico proprio in esclusiva per chi guarda questo video, che sarò presente, come probabilmente diciamo 99 su 100, come comparsa nella nuova serie TV. Nuova, insomma, siamo già alla seconda stagione. Volevo fare Rockstar, che va in onda su Rai 2. Farò la comparsa in una puntata della seconda stagione e andrò settimana prossima a registrarla. Ecco qua intanto gli 11 nostri: Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Chiari e Calabria, che si Tonali, i tre davanti, Brahim Diaz, Oghe e Castiglieco. Non li mette mai in ordine, non so perché. Là davanti, poi, come già detto, la panchina da Trusano, Conti, Calulu, Dalot, Colombo, Maldini e Zlatan Ibrahimovic. Vediamo anche la formazione del Torino, che mi preme alquanto vederla perché mi incuriosisce. Mi aspetto ovviamente Belotti e Zaza almeno davanti, e se non sono due attaccanti è comunque Belotti. Allora, ecco, c'è Riccardo Rodriguez, quindi l'ex. Vediamo un po' comunque. Sirigu tra i pali, Zaza in panchina, Rodriguez, Bremer, Nkulu e Voivoda. Nkulu con i capelli lunghi. Linetti, Rincon e Meite. No, è Meite, ok, con i capelli lunghi, perfetto. Lukic c'è dietro a Belotti sicuramente, e Verdi, Zaza, Anzaldi, Segre e compagnia varia in panchina. Inizia battendo Leao. Tonali largo per Castiglieco. C'è Oghe dall'altra parte, lo pesca Brahim Diaz. Fuori la palla di Brahim Diaz, cross bellissimo di Castiglieco. Si beve Bremer, anzi Voivoda, però la palla termina sul fondo. Bravissimo Brahim Diaz. Purtroppo, peccato, la palla un po' troppo larga, insomma, per l'altezza che ha. Aveva impattato anche troppo bene. Insomma, palla dentro, svetta, poi ci prova Riccardo Rodriguez, palla a Donnarumma. Rodriguez dietro, Linetti, Belotti, ribattuta. Buco, attenzione, Lukic. Bravissimo Romagnoli, palla rimane lì. E c'è fallo di Rodriguez. Ah, oh, fuori gioco, ok. Sì, beh, in effetti è evidentissimo, non capivo perché si fosse interrotto il gioco. Comunque, fuori gioco di Lukic. Di Rodriguez, perdono. Brahim Diaz, Leao corridoio, destro secco, fuori il tiro di Leao, che cerca un altro gol in campionato. Diciamo questo un pochino meno bello rispetto agli ultimi che ha fatto. Peccato, palla al lato, poteva essere veramente un gran bel gol. Invece palla al lato, ragazzi. Milan, che secondo me ad ora merita il vantaggio. Linetti, tiro sbagliato, ha calciato di sinistra invece che di destra, è andata benissimo, signori, benissimo è andata. Tiro di Linetti, prima palla gol del Torino. Qua Calabria e Chiari non contengono Belotti.
palla al lato, per fortuna, per fortuna. Che sì, Leao, Brahim Diaz, ribattuto. Linetti, Linetti, attenzione, Verdi, ribattuta, palla ancora lì, Linetti, Verdi, gol del Torino. Gol del Torino, ragazzi, e le assenze si sentono, si sente veramente che mancano giocatori. Che manca gente come Çalhanoğlu, come Ibra. Possibile, ragazzi, che i giocatori delle altre squadre non si infortunino mai, mai. Vabbè, qua cappellata di Romagnoli, per carità di Dio. Ma davanti siamo in evidente e anzi evidentissima difficoltà. Speriamo, ragazzi, che qualcuno rientri a presto, perché cioè, non è possibile che proprio si rompano tutti a noi. Tutti a noi, ragazzi. Togli dalla bandierina verso Leao, palla dentro, Chiar, Sirigu sulla linea. Altra palla gol che purtroppo non viene sfruttata. Qua se non la ammonisci, qua se non la ammonisci, ragazzi, oh, ecco, ecco. Ok, se non mi ammonisci l'incom per questo fallo, ragazzi, non so niente cosa fare. Calabria, Calabria, mamma mia quanto è lento. Guarda Oghe, guarda Oghe, guarda Oghe. Niente voi vuole, ragazzi. Non ci fanno fare nulla questi qui. Giuro, non ci fanno fare nulla. Ibra, pesca dentro Maldini. Maldini, Sirigu. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Cosa ha preso Sirigu? A questo punto penso che comincia a diventare anche sfiga, se no non si spiega. Cioè a questo punto penso che ci si stia mettendo lui di impegno, perché... questo è un gol che 11 volte su 10 fai. Segre. Segre, no. Quanto è libero Vojvoda. Quanto è libero Vojvoda, cazzo, però. Che sì. Quanto è libero Vojvoda. Però dentro per Tonali, 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 Tonali. Incrocia. Tonali. Tonali. Trova il primo gol in rossonero. Sandro Tonali. Incrocia la palla sul filtrante di Dalot. Milan che... giustamente, e ribadisco giustamente, trova il pareggio, perché era una cosa veramente indecente la parata di Sirigu che ha fatto. Va col diagonale, brucia in velocità, rincon, vabbè, non è che tra i due ci siano dei velocisti. Duello tra numero 8 e 88, l'ala meglio Sandro Tonali, che fa 1-1. Diciamo che comunque i cambi che ho fatto non sono poi così malaccio. Ho messo Dalot per Calabria, ho messo Maldini per Brahim Diaz, che comunque è un COC, Diaz non lo è, e ho messo Ibra per Leao. Tonali, la gira verso Castiglieco. Castiglieco! La ribalta lui! Samu Castiglieco, 68esimo, 2-1 Milan. Tonali, gol e assist. Magari un Tonali così, magari un Tonali così, ragazzi. Magari un Tonali così. È quello che vorremmo vedere da Tonali, è quello che non riusciamo a vedere. La ribalta di Milan in 2 minuti. Ribaltamento meritatissimo. Castiglieco si aggiusta la palla sul sinistro, che è il suo piede preferito. Tira una botta che Sirigu sinceramente non credo possa prendere questa volta. L'abbraccio dei compagni di squadra per l'esterno spagnolo, da quel che si dice in partenza. Comunque, grande gol, grande gol. Lukic, attenzione a Lukic, Kjaer, che chiusura magistrale. Che chiusura magistrale. Ed è pure rimessa dal fondo, signori. E qua c'è l'errore però di Chiar, eh? E qua c'è le... fuorigioco. No, era tutto regolare. Non era fuorigioco? Ancora Lukic, Romagnoli, la palla rimane lì. Non era fuorigioco quello? No, stiamo scherzando, davvero. Cioè, me ne fischi a me di inesistenti. Vabbè. Oghe, Oghe, va il cross verso Ibra, torna e segna Zlatan Ibrahimovic e chiude la partita 3-1 per il Milan. Ripeto, io mi auguro
mi auguro con tutto me stesso e di più che questa partita possa finire così, che soprattutto Ibra torni in campo e segni. Questo sarebbe veramente veramente bello. Cross al bacio di Oge, Ibra ci va e ci mette la testa, gol che di solito lui non sbaglia. Il suo ingresso, diciamo, è stato un po' nell'ombra finora, però tipo al secondo pallone toccato, ragazzi, lo insacca. 88esimo, 3-1, partita chiusa. Maldini, Ibrahimovic, ci troviamo per un'ultima azione. Castieco, Castieco, Ibra, Ibra, da fuori, Sirigu, ci mette una pezza. Vicino al 4-1 il Milan. Ma non posso mandarci Ibra, non posso mandarci Ibra, ce lo mando uguale perché non posso cambiare tiratore due volte. Cerca Chiaer, che impatta probabilmente male. E la partita termina qui, ragazzi, 3-1, Milan torna ipoteticamente a vincere. Io mi auguro succeda. Tanto la partita in cui il Torino viene rimontato, stranamente, gol di Tonali, Castiglieco e Ibrahimovic, che si riprende la scena di San Siro al suo ritorno. Squadre che vanno in spogliato. Ragazzi, una cosa che ho notato di San Siro, che tipo nella tribuna centrale c'è ancora il fossato dietro le panchine che si è tipo stato tappato 6-7 anni fa. Io darei un piccolo aggiornamento magari allo stadio. Detto questo, ragazzi, il pronostico di Roma-Inter sarà su PES. Perché? Perché c'è l'Olimpico e perché a Roma la licenza. E con la pace riusciamo a dare una divisa all'Inter. Ed eccolo qua il secondo pronostico della giornata, ragazzi. Intanto si è fatto buio dalle mie spalle. Sarà Roma-Inter su PES 2021. Dovrebbe ipoteticamente essere appunto bel tempo a Roma. Ora non la voglio cuffare, vabbè. Metto a parte la neve e rovesci intensi, magari può delimitare il campo asciutto bagnato, ma a livello del gioco, ragazzi, non credo che ponga tanti limiti. Comunque noi abbiamo messo sereno per evitare appunto ogni cosa. Cerco di comunque prendere un'atmosfera molto simile a quella del gioco, insomma, a quella reale, perché siamo, insomma, a una generazione di videogiochi, ragazzi, in cui la similitudine a livello di grafica è veramente veramente simile, un po' meno la lealtà che sta dietro le partite, ma ormai, ragazzi, quello lo sappiamo benissimo. Stato tanto a prendere la legna nel frattempo per il camino e ho un attimo fatto un piccolo accesso su MyClub, perché, ragazzi, ogni settimana regalano giocatori veramente come se fosse pane. Lo facesse Foot una cosa del genere. Oggi regalavano Falcao e Fabregas, insomma, poi neanche le carte base. Falcao 87, Fabregas 86, una cosa del genere. E quindi, ragazzi, non poteva mancarla. A Roma va in campo con Paolo Lopez, in porta Bagnet, Smalling e Mancini in difesa, Spinazzola e Caso per esterni, Vettori, Cristante centrale, Mkhitaryan e Pellegrini dietro Edin Dzeko. L'Inter dovrebbe adottare appunto il solito 3-5-2 cui siamo tutti abituati. Andamici in porta bastoni di Vrij, Skriniar, Young, Hakimi esterni, Brozovic centrale, Vidal e Barella dietro a Lukaku e Lautaro Martinez. Tanto qua c'è ancora Nainggolan, che in realtà è passato al Cagliari. Ho messo 5 sostituzioni, ragazzi, come ormai sappiamo che si possono fare in Serie A. Vediamo se la prossima stagione, che dovrebbe partire in maniera regolare, verranno resettate a 3. Io me lo auguro, perché per me 5 sostituzioni sono veramente troppe. Pellegrini largo per Karsdorp. Karsdorp, c'è gioco nel mezzo. Vai. No, c'è comandi invertiti, che palle. Dzeko allarga verso Spinazzola. Spinazzola, Spinazzola, costretto ad andare dietro Beretù, Mkhitaryan, Dzeko, Dzeko, sbilanciatissimo tiro, tiraccio. Comunque, primo tiro in porta per la Roma, che, insomma, si fa avanti. Buona questa palla per Dzeko. Dzeko davanti a Andanovic. Dzeko! Andanovic,
Che parata, signori, che parata di Samir Handanovic. Bellissimo questo filtrante di Smalling per Edin Dzeko, capitano. Bellissima parata di Handanovic, bellissima davvero. Pellegrini per Karsdorp tenta il diagonale, no, perché Bastoni, ragazzi, fa un recupero veramente abominevole. E ok, Dzeko per Karsdorp. Difende palla, si gira Karsdorp. Pellegrini, Dzeko da fuori, palla fuori. Ancora pericolosissima la Roma. L'Inter non ha ancora fatto un tiro in porta, signori. Non ha ancora fatto un tiro in porta. Bravissimo qua Karsdorp. E anche con un po' mezzo rimpallo di fortuna, Pellegrini a consegnare a Dzeko. Palla che però finisce e larga, insomma, anche la posizione di Dzeko col corpo non è che fosse ottimale. Pellegrini, Karsdorp su De Vrij. Karsdorp molla il destro. Ancora Handanovic, signori. Ormai è una partita persa in partenza, quello contro Handanovic. Sappiamo che Handanovic è un portiere veramente insuperabile sia a PES che a FIFA. Vedete tutta la bandierina dentro per Kumbulla. Chi era? Cosa ha preso Handanovic di nuovo, signori? Pazzesco. Okay. Dzeko destro, Handanovic. Basta con sti qua, non è possibile. Posizione regolare di Cristante, palla rimane lì. Poi uno spalla a spalla e ovviamente la palla finisce ad Handanovic. Posizione era regolarissima. Grande scatto. Dzeko dentro per Mkhitaryan. Va il cross verso Pellegrini. Lorenzo Pellegrini sblocca la partita in tuffo e fa 1-0 per la Roma e zittisce tutto l'Odens. Lorenzo Pellegrini, oddio, qua potevo fare un filtrante per Mkhitaryan da Dzeko, a dire la verità, però va bene anche così. Handanovic che si butta dalla parte sbagliata, Pellegrini in sacca sotto la traversa, in sostanza assist ancora di Mkhitaryan. Ragazzi, ragazzo, giocatore eterno. Peccato l'età, perché è veramente, veramente forte. E Pellegrini zittisce ogni critica possibile. 40esimo, Roma in vantaggio. Sono Martinez da fuori, Paolo Lopez in angolo. Primo tiro in porta dell'Inter. Ho fatto due cambi intanto, ho fatto uscire Spinazzola, ho fatto entrare Bruno Perez e ho messo Villar per Cristante. Qua veramente fa sportellate con tutti. Paolo Lopez comunque c'è, ma grande parata, perché tira veramente potente con del Toro e va dal calcio d'angolo Brozovic verso Toro Martinez. La palla rimane lì sul palo, palo dell'Inter che si è svegliata tutta. Attenzione, ancora Paolo Lopez e Smalling evita l'angolo. Mamma mia, che rush dell'Inter, che si è messa a cercare il pareggio con tutta se stessa. E continuando così, secondo me lo trova pure. Bruno Perez al cross verso la terra, tipo di nessuno, mette fuori i bastoni senza problemi. Pellegrini. Cross di Pellegrini. Bello verso Karsdorp. Peccato che De Vrij la legge prima dell'esterno olandese, se non vado errato. Mkhitaryan ruba palla. Filtrante per Dzeko. Dzeko aspetta Karsdorp. Filtrante per lui. Karsdorp. A botta sicura, palo! Roma vicino al 2-0, palo di Karsdorp. Bellissima azione dei giallorossi, rimessa al fondo per Samir Handanovic. Ma grandissima azione, ragazzi. Tanto entra Eric sempre Brozovic. La Toro Martinez dentro per Hakimi. Non l'ho ripresa per non far svanire il vantaggio. Bravissimo Smalling, contropiede. Mkhitaryan si gira, trova Dzeko. Mkhitaryan, dai, contropiede. Clip unica. Madonna, ma perché non si propone nessuno? Karsdorp dentro Mkhitaryan. No, Pellegrini. Perché tu Mkhitaryan? Pellegrini. 2-0 della Roma. Contropiede fulmineo e Lorenzo Pellegrini raddoppia. Mitico, signori. Vediamo un attimo l'azione. Filtrante di Karsdorp e Pellegrini davanti ad Handanovic. Non sbaglia, che comunque aveva indovinato
da che parte il tiro sarebbe finito. Ci ha provato con tutto se stesso, ma il tiro era veramente potente. Ragazzi, MVP della partita, Pellegrini. Pastoni entra in scivolata, ma non può niente. Intanto entra Kolarov per Young. La disperata l'Inter. Kolarov si fa subito vedere. Dentro verso Lukaku. Mette fuori, benissimo. Nainggolan verso Lukaku. Errore sotto porta di Lukaku, ragazzi, ma pericolosissimo. Bellissimo il cross di Nainggolan, che tra l'altro non ci dovrebbe neanche essere. Infatti non capisco perché, anche se metti aggiornamento live, danno ancora Nainggolan all'Inter. Ma vabbè. VR Mkhitaryan. Pellegrini. Dzeko. Rimane lì. Pellegrini! Tripletta di Lorenzo Pellegrini, che va ad abbracciare la panchina. 3-0 della Roma. Risultato assurdo, assurdissimo. Tra l'altro tiro veramente debole, che uno come Andanovic a questi tiri li para. Andiamo, la palla rimane lì. Vince un rimpallo con Bastoni. Palla neanche nell'angolino, piuttosto centrale, quando Andanovic aveva la visuale coperta, o non capisco. Tripletta di Lorenzo Pellegrini. Rivediamo il tutto. Proprio di collo punta, come chiamarlo un tiro così? Un 3-0 della Roma, l'84esimo, partita ormai chiusa. Io non penso, ragazzi, che l'Inter andrà a perdere così a Roma. La partita è tutto da vedere, però secondo me è più probabile che vinca Milan 3-1, di la verità. Risultato a livello di gioco veramente indiscutibile. Forse sì, un gol l'Inter, a dire la verità, se lo meritava. Quando c'è da essere onesti, c'è da essere onesti. Tanto qua viene ammonito verbalmente per tutto. Ma a parte quello, ad essere onesti, un gol per l'Inter ci stava benissimo. E... però comunque sia, la Roma ha fatto la sua partita. Finisce 3-0. Risultato pesante, pesantissimo. Io non penso che andrà a finire, anzi non andrà sicuramente a finire così. Non è una gufata, ma semplicemente non penso che la Roma riesca a fare un risultato così, anche perché la Roma, come abbiamo visto, la maggior parte delle volte Il gol lo prende. Il gol a Roma lo prende. E quindi mi pare assurdo il risultato così. Probabilmente secondo me la Roma almeno due gol li segna, perché comunque davanti è una squadra molto molto prolifica. Però ragazzi, tutto lo vedremo domani a mezzogiorno e mezzo. Io intanto vi ringrazio della visione di questo video. Lasciate like e iscrivetevi al canale se vi va, che ci saranno tanti contenuti in arrivo. Ora sto cercando un attimo di fare incastrare tutti gli impegni con le altre cose, e noi ci vediamo appunto presto anche con il Fantacalcio. Ciao a tutti ragazzi e grazie.